Ciao a tutti amici di pistacchissimo.it, come sapete la classifica dei panettoni 2019 è già uscita, ma nel frattempo mi sono arrivati altri panettoni, anche un pandoro, e quindi ho deciso di fare questo breve video, quindi niente montaggio pazzesco, niente di fatto bene bene bene, ma comunque avevo il piacere di assaggiarli e farvi vedere quelli che riterrò più interessanti. Quindi cominciamo, ve li faccio vedere. Cominciamo da questo spettacolare pandoro al pistacchio di Cake Amore di Zucchero a Catania. È veramente bellissimo. Ho dovuto metterlo sul tagliere perché, essendo così a stella molto grande, se lo tengo in mano crolla da tutti i lati, quindi ha bisogno di un supporto. Ed ecco qua la fetta di pandoro, veramente ben farcito, anche guardando all'interno è tutto farcitissimo. L'impasto è veramente molto morbido, leggermente umido fuori, come è giusto che sia. Assaggiamo. Wow, buonissimo. La crema di pistacchio è molto buona, il pandoro morbidissimo, ottimo. Io personalmente preferisco il gusto del panettone, infatti recensisco in genere panettoni, però devo dire che questo pandoro è veramente molto buono. Non mi hanno specificato la percentuale di pistacchio nella crema, ma in base al mio assaggio stimo sia intorno al 30%, qualcosa più, qualcosa meno, ma più o meno secondo me siamo lì. E passiamo al panettone al pistacchio del panificio Proietto di Randazzo. Mi piace veramente tanto perché è bello tondo, diciamo, raccolto, è proprio un panettone, non ha forme stravaganti o chissà cosa. Poi fa un fortissimo profumo di pistacchio tostato, quindi tutti questi pistacchi interi sicuramente sono molto tostati. È bello, mi piace veramente tanto. Andiamo a tagliarlo. Al taglio fa un po' di resistenza, ma perché c'è molta crema. Ed eccolo qua, la percentuale di pistacchio nella crema mi hanno detto essere del 30%, e quindi assaggiamo. La crema è buona, ha un fortissimo sapore di pistacchio tostato, la base non è troppo invadente. L'impasto è un po' compatto, non è proprio morbidissimo, però niente di che. Vediamo la copertura. La copertura spacca con tutti questi pistacchi interi, leggermente tostati. Buono. Comunque, più la assaporate questa crema del panificio Proietto, più continua a persistere questa tostatura e questo gusto anche direi di pasta di pistacchio, veramente interessante la crema. Lavorerei un pochino per rendere più morbidoso l'impasto e poi bello, bel panettone. E passiamo a questo panettone gigante del Royal Bar di Santa Maria di Licodia. È tutto ricoperto di pistacchi incastonati nella glassatura. Ci sono sia pistacchi interi o seminteri, sia granella, veramente di impatto. Insieme al panettone danno questo mega vasetto di crema e vediamo, apriamolo e spalmiamo un po' di crema. La glassa è dura da tagliare, però poi dentro il panettone è morbido. E beh, ovvio che la glassa era dura da tagliare, guardate qua, decisamente spessa e si vede benissimo che ci sono tutti i pistacchi incastonati. Come vedete il panettone è semplice, anche se ci sono tutti i puntini di pistacchio in mezzo all'impasto, ma va spalmata la crema, ovviamente. Quindi prendiamo la crema e spalmiamo. La crema, non so se si vede meglio qui o qui, ha un colore ambrato, ci sono tutti i puntini di pistacchio e fa un bel profumo. Comunque anche la morbidezza dell'impasto, pazzesca, fenomenale. Assaggiamo. L'impasto veramente morbidissimo, ha un gusto molto molto semplice, quindi diciamo che lascia ampio spazio alla crema. La base bianca si sente parecchio, ma si sente anche il gusto del pistacchio. Sono però veramente curioso di assaggiare la glassa. Mamma mia! La glassa è veramente pazzesca, perché ha una croccantezza impressionante con tutti questi pistacchi tostati in mezzo. Veramente un'esplosione di sapore.
Forse alcuni sono un po' troppo tostati, quindi virano un po' verso il gusto della nocciola, cioè generica frutta secca, diciamo. Però veramente è un'esperienza fantastica. Quindi la crema è buona, l'impasto è molto semplice, ma sicuramente quello che spicca è la glassa che mette un po' in ombra tutto il resto perché è veramente dirompente. Tanto nella crema di pistacchio secondo me la percentuale è anche abbastanza alta, se noi siamo sul 35%, forse anche qualcosa di più, però ha un tipo di base bianca abbastanza forte, però molto molto gradevole. E quindi questa rapida carrellata finisce qui, come avrete capito vi ho fatto vedere solo 3 prodotti su 4, quindi uno non mi ha convinto tantissimo perché la base della crema era veramente molto forte, perché secondo me la percentuale di pistacchio nella crema era un po' bassa, e anche l'impasto, nonostante fosse veramente ottimo come morbidezza, proprio una nuvola, aveva un forte aroma di arancia che secondo me va ancora di più a impattare sul gusto del pistacchio. Invece, passando a quelli che mi sono piaciuti di più, sicuramente Cake Amore di Zucchero mi ha sorpreso con questo Pandoro al pistacchio, veramente molto morbido, ottima la crema di pistacchio. Quindi diciamo che mette insieme buona crema, buon impasto, una copertura semplice, secondo me è azzeccato, funziona. Come dicevo, io preferisco il panettone piuttosto che il Pandoro, ma è una cosa strettamente personale, era veramente un ottimo Pandoro con un'ottima crema di pistacchio, quindi mi è piaciuto. Subito dopo, come crema di pistacchio, mi è piaciuto sicuramente il panificio proietto di Randazzo. La crema è spiccatamente tostata e si sente anche proprio il retrogusto di pasta di pistacchio. Per essere una 30% è veramente molto interessante. E l'unico difetto, ma niente di pazzesco, è l'impasto un po' compatto. Avrei voluto forse un po' più un effetto morbido, un po' più umido, per andare a valorizzare maggiormente questa crema, veramente interessante. E poi la copertura con tutti questi pistacchi tostati sopra mi è piaciuta, anche perché non erano troppo tostati, quindi sapevano di pistacchio, veramente molto buoni. Quindi ottima crema, ottima copertura, da migliorare un po' l'impasto. A seguire il Royal Bar di Santa Maria di Licodia, che forse ha uno dei panettoni più golosi tra quelli che ho assaggiato, per via di questa glassatura super croccante, super pazzesca. E poi la crema di pistacchio da spalmare all'interno è molto buona, l'impasto morbidissimo, seppur dal gusto estremamente semplice, estremamente neutro. Quindi complessivamente proprio buono da mangiare, veramente fantastico. L'unico problemino dal punto di vista del pistacchio è che il pistacchio sulla glassatura, l'ho incastonato, è veramente tanto 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 tostato, un po' troppo, e quindi perde un po' il gusto di pistacchio e diventa generica frutta secca. La crema di pistacchio è veramente molto buona, c'è anche i puntini, secondo me la percentuale è alta, però ha una base bianca abbastanza forte, che è veramente molto piacevole perché non è di quelle che pizzicano la gola, è veramente buona, però va un pochino a impattare il gusto del pistacchio. Comunque, voglio dire, parliamo di dettagli perché sono molto molto pignolo. Spero che questa umile carrellata vi sia piaciuta, mi rendo conto che è un po' raffazzonata, ma avevo veramente il piacere di farvi vedere questi panettoni che non sono riusciti a stare dentro la classifica per questioni di tempo, però meritavano di essere visti. Un saluto a tutti e al prossimo video!